Benvenuti a tutti. Oggi è sabato, 17 settembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Sabato stranamente sniff. Che disdetta ritrovarvi con l'umore sotto i tacchi proprio di sabato, con una serata promettente e un weekend ancora tutto da inventare. Le mezze misure a voi non sono mai piaciute, nati per emozioni intense e suggestioni da urlo. Avranno avuto anche ragione i latini quando sentenziavano la virtù sta nel mezzo, ma voi la virtù preferite leggerla alla greca, come unione del bello e del buono. Una bella famiglia, una casa accogliente, un manicaretto irresistibile, specie se cucinato con amore. Questi premi di consolazione per una giornata un po' fiacca, lavoro tedioso ai soci battaglieri, interessati solo al mero guadagno, mentre voi di interessi ne avete parecchi. E la stragrande percentuale riguarda il cuore. Pacifica la serata in famiglia tra letture e riflessioni, la febbre del sabato sera lasciatela pura agli amici più mattacchioni e vitaioli. Inzio di una storia d'amore, di un affetto, di un'amicizia, qualche amore preesistente si rafforza e si rinsalda. Potrebbero esserci dei colpi di fulmine, e le porte del nostro cuore aprirsi ad un amore inaspettato. Possibili nuovi incontri, nuove amicizie e soprattutto inaspettati. Sognare non costa niente, e in amore ancor meno, non prendete però alla leggera la realtà. Nessuno esclude che da questa realtà non possa nascere il vostro sogno d'amore. Ma se non vi date da fare, ora, subito, potreste rovinare quel sogno per sempre. Ottime possibilità che oggi reincontriate qualche vostra vecchia conoscenza, in realtà è una persona ed è il vostro passato che nutre ancora del sentimento per voi e non mancherà di comunicarvelo presto. Oggi vi distrarrete molto, fate attenzione perché potreste perdere qualcosa di importante. Giorno ideale per riconsiderare la propria situazione economica e studiare come migliorarla. Confidate pure le vostre difficoltà ma solo con persone di cui avete piena fiducia. Giove illuminerà il tardo pomeriggio e la serata, organizzatevi per tempo in modo da concedervi un momento di relax in compagnia di amici e conoscenti. Per un amore che va a un altro ne sopraggiunge, perché vi demoralizzate? In fondo è solo un breve periodo che passerà presto. È inutile piangere sul passato e sui propri errori, in fondo, ricordate, che siete arrivati lì perché l'esperienza vi è mancata. Ma è inutile voltarsi indietro. Non portate rancore per alcuni dispiaceri che vi potranno dare delle persone a voi care. Fate perno sulla loro sensibilità e spiegate i motivi del vostro disappunto. Oggi sarete particolarmente desiderosi di coccole e tenerezza, in fondo non state attraversando un buon periodo per l'amore e i sentimenti. Fate molta attenzione alle persone che potreste conoscere oggi, non date loro motivo di spettegolare sul vostro conto. I tempi non sono dalla vostra parte al momento, ma non dovete perdere la speranza, dovete continuare a lavorare affinché le cose cambino in vostro favore. Una giornata pigra, più che sottotono, o non ti senti in perfetta forma oppure oggi non hai voglia di fare niente. Non snobbate i vostri amici, solo perché credete di avere altro di meglio da fare che stare seduti a parlare di chissà cosa. Oggi sarà il giorno dei ricordi, soprattutto in amore. Profilo astrale che manifesta alti e bassi nel tono e nell'umore dato che Plutone si pone in aspetto negativo entrambi occupando il segno vostro nemico amatissimo del Capricorno. A loro si aggiunge anche l'ostilità di Giove e Mercurio, oggi ospitati nei segni per voi tecnicamente disarmonici sulla ruota dello zodiaco della Bilancia e dell'Ariete. Ovvio raccomandarvi quest'oggi di non strapazzarvi troppo in imprese sportive e preferire attività meno impegnative per il vostro fisico. Andiamo verso il bello stabile, perché domenica la Luna sarà nel segno. È molto importante adesso avere una persona non diciamo a cui appoggiarsi perché voi siete forti per conto vostro, ma con cui confrontarsi. Un aiuto serve soprattutto quando abbiamo problemi di lavoro, problematiche interne che non riusciamo a capire. Ci sono dei momenti nella vita, nei quali non vi potete permettere di essere troppo sensibili, oppure troppo disponibili e non perché bisogna essere cinici, ma perché ci sono persone che mentono e che sono disposte a tutto.
Anche se è impensabile pensarlo per voi, non è tutto rose fuori intorno a noi e nella vita bisogna sapersi difendere anche da questi attacchi, che potrebbero portarvi ad essere presi in giro. Giornata no questo sabato, un vero peccato se il mare vi attende, soprattutto se siete ancora in vacanza a godervi gli ultimi spicchi d'estate. Ma con l'umore sotto ai tacchi a quanto racconta la luna pettegola in dodicesima casa, amica di Giove e di Mercurio, lei, ma non voi, che ve li ritrovate entrambi in quadratura. Sforzi immani per mantenere tutto sotto controllo e garantire alla vostra famiglia una casa linda, ordinata, cucina sana, ambiente sereno. Peccato che per realizzare tutto questo vi tocca fare salti mortali e la sera, altro che ballo, il party più desiderato è quello tra le lenzuola, da soli, però. Amore ed Eros. Fantasticate sul bel collega che per ora non vi guarda nemmeno di striscio. Ma domani chissà. L'ottimismo non vi manca, in barba alle bieche considerazioni razionali. A volte peccate in senso opposto convincendovi della fattibilità di situazioni in realtà prive di fondamento. Cari Cancro, la luna finalmente non è più in opposizione. Quella di domenica sarà una giornata ottima per lasciarsi andare alle emozioni. Lavoro? Cercate di analizzare con cautela le nuove collaborazioni che si paleseranno, non impegnatevi se sapete di non riuscire a portare a termine qualcosa nel miglior modo possibile. Dov'è finito il vostro romanticismo? State vivendo una fase troppo razionale e arida. Un periodo di solitudine vi farà capire cosa volete davvero. I silenzi a volte possono fare più di mille parole. Una buona posizione celeste dalla luna, dai gemelli, vi permette di circondare la persona amata col vostro calore e la vostra spontaneità facendovi donare in maniera incondizionata, specie se appartenete alla prima terza cancerina. Il buon aspetto che il pianeta dell'emozione forma con Saturno e Giove, vi suggerisce di offrire anche al vostro partner l'occasione di mostrarvi tutta la sua dedizione. Vedrete che, nel rapporto di coppia si ripristinerà un migliore equilibrio. Lavoro e denaro? Il lavoro oggi vi pesa particolarmente, sarà perché è sabato e ormai di incombenze avete fatto il pieno. Per non parlare dei 5 giorni gravosi che avete sulle spalle e vi pesano come un macigno. Relax in casa davanti i fornelli, vi spogliate di tutte le ansie e le preoccupazioni professionali per ridiventare davvero voi stessi, tra frullino e tagliere la vostra anima vola. Avete lentamente raggiunto un traguardo importante, che però adesso andrà implementato ulteriormente. Quello che avete fatto è solo un piccolo passo, in confronto a tutto quello che potreste fare. Siete il segno che più di ogni altro si intenerisce di fronte alle richieste di soccorso che giungano da chi che sia. Anche dall'ambiente di lavoro, come oggi vi capita. Mostrerete il buon cuore per cui andate famosi, con un collega in difficoltà, aiutandolo con la vostra competenza. E avrete in seguito aggiunto un altro fidato amico alla vostra nutrita cerchia. Benessere. Sensazione di affaticamento dovuta in parte a qualche dolenza ancora indichiarata o carenza vitaminica. A tavola la quantità nel piatto conta poco, se mancano principi nutrivi essenziali al buon funzionamento dell'organismo. Se ti senti ancora risentito, elabora questo tipo di emozione in modo produttivo, attraverso l'esercizio fisico. Devi scegliere attentamente cosa comunicare agli altri. Per lei, begli acquisti per la casa, magari il divano nuovo o la libreria divenuta indispensabile, tra oggetti scelti personalmente o regalati non sapete più dove riporre nemmeno uno spillo. Per lui, strano malessere ma non così strano come pensate, abbondante e gustosa la cucina di mammina, ancora più quella della vostra lei, ma alla lunga lo stomaco si ribella. Non siete alligatori. Colore delle emozioni, vermiglio. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 6. Finanze, 6. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.